Buonasera e benvenuti, bentornati soprattutto per quanto riguarda la terza edizione, la finalissima della terza edizione del Viterbo Futsal Cup. Facciamo un grande applauso, su, sciogliamo subito il ghiaccio, forza! Allora, naturalmente questa è una serata di grande sport. Il torneo, se voi non lo sapete, è un torneo che inizia a prendere sempre più piede. Abbiamo avuto per esempio anche la possibilità di un'iscrizione da parte di una squadra che viene da Terni, al quale facciamo i nostri saluti, e oltretutto dobbiamo per forza, e anche lecito, ringraziare le squadre che hanno partecipato al torneo. Facciamogli un grande applauso a tutte le squadre. Prima di procedere con la premiazione dobbiamo ringraziare la SD Scuola Calcio di Viterbo e tutti gli sponsor che con i loro contributi hanno fatto sì che tutto ciò accadesse, come ogni anno. Procediamo con la premiazione. Prima della premiazione delle squadre ci accingiamo a quella che è la premiazione dei giocatori e premiamo per primo quello che è il sesto uomo in campo, il vero... il best coach. Premia il best coach che vince una cena per due offerta dal Deco Bistro, l'allenatore Massimo Baggiani, che chiamo qua in campo con me. Un applauso al signor Massimo Baggiani. Ritira il premio l'allenatore della vecchia stampa, Emanuele Troili. Non ce lo rompete, per favore, portatecelo qua. Facciamo ancora un grande applauso a Emanuele. Foto di rito. Ancora un grande applauso al best coach di questo torneo. Procediamo con la premiazione per il miglior portiere, che vince un paio di guantoni Gems offerti da Pro Sports. Premia Gabriele Baggiani, che richiamo qui vicino a me. Vince il premio per miglior portiere della vecchia stampa Lorenzo Palozzi. I compagni dicono è ora che cambi i guanti. Premio più azzeccato. Foto di rito. Continuiamo invece con quello che è il premio Bomber. Vincitore che vince 100 euro in buoni acquisti in buon acquisto da Pro Sports. Premia il direttore di S Calcio, giusto? Andrea Pedica, che chiamo qui della Viterbo Scuola Calcio. Ritira il premio del Family Time Out con ben 22 gol durante questo torneo, Alfonso Di Iasi. Il bomber di questo torneo. Continuiamo con l'ultima premiazione per quanto riguarda i giocatori, ovvero il premio miglior giocatore, che vince un paio di scarpe da calcio offerto Umbro, offerte da Pro Sports. Premia Luca Baggiani e ritira il premio della gamma immobiliare Valerio Ingrosso. Ecco il premio per il miglior giocatore. Inoltre la direzione mi chiede di ringraziare anche l'arbitro che ha assistito questo torneo, ovvero il signor Claudio Vignolini,
un applauso all'arbitro di questo torneo. Ed ora andiamo a premiare quelle che sono le squadre che hanno partecipato alla finalissima. Prima di tutto vorrei ringraziare la quarta classificata, la Family Time Out, per la partecipazione. Per quanto riguarda invece la terza classificata di questo torneo, premia Andrea Pedica, o Pedica, direttore sportivo dell'SD Viterbo Calcio. Pedica. Terza classificata della terza edizione del torneo Viterbo Futsal Cup, l'Officina Fotografica. Ritira il premio il signor Davide Marzeddu, delegato dai giocatori. Passiamo alla seconda classificata, che vince un premio in denaro di 500 euro. Premia Paolo Tozzi, presidente dell'SD Scuola Calcio Viterbo. Ritira il premio, facciamogli un grande applauso, alla Gamma Immobiliare. Facciamo ancora un grande applauso alla seconda classificata, la Gamma Immobiliare. E ci siamo. Decretiamo quella che è la squadra vincitrice della terza edizione del torneo Viterbo Futsal Cup, che vince un premio in denaro di 1500 euro. Premia Massimo Baggiani. Ritira il premio la prima classificata, la Vecchia Stampa!